Questa qua è da parte del comune. L'ha grazie. sterilizzata nell'acqua calda e l'ha usata anche più volte. Per qualsiasi cosa potete fare riferimento al comune se vi serve qualcosa. È partita lunedì la distribuzione delle 5.000 mascherine a San Giorgio del Sannio. Grazie al lavoro di alcuni volontari, i cittadini sangiorgesi hanno ottenuto in casa una mascherina per ogni nucleo familiare. L'assegnazione di una mascherina, norma e sigillata, nonché lavabile, nasce dalla necessità di ridurre il numero delle persone che possono uscire per svolgere solo ed esclusivamente i servizi essenziali o per l'approvvigionamento di generi di prima necessità. Solo nella giornata di lunedì sono state distribuite dai volontari, muniti di tutti i dispositivi di sicurezza, circa 2.000 mascherine. Entusiasta il presidente del Consiglio Comunale del Paese, Massimiliano Gaudino, che ha raggiunto in videochiamata, ha sottolineato l'importanza del gesto del comune per la cittadinanza, che in queste ore sta distribuendo mascherine anche nelle zone periferiche del comune. San Giorgio del Sannio, per quanto è grande e per la posizione geografica che si trova, considerando che i paesi che ci circondano, soprattutto quello di Avellino, Pietradifusi, Venticano, Castel dell'Aquo, che hanno avuto dei casi positivi e ci ritroviamo vicino alla nostra comunità, possiamo ritenerci fortunato che ad oggi ancora non c'è un caso positivo a San Giorgio del Sannio. E quindi un po' per le ordinanze, per il decreto che sono stati emanati ed invitare a rimanere a casa, un poco per i nostri controlli, un poco perché i cittadini, ringraziando a Dio, si stanno comportando benissimo e accettano l'impegno di rimanere a casa perché hanno capito il momento difficile e la situazione che si trova, soprattutto quella che si trova nell'ambito dell'ospedaliero, che stanno molto in difficoltà e invitano anche loro, i cittadini, a rimanere a casa.